Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi ci rilassiamo insieme rispondendo alle domande di un tag. Io sono stata taggata da Flowbag, che saluto e ringrazio, ma questo tag è stato ideato da Debbie e Ombretta. Vi lascio tutti i canali giù in info box. Il titolo è La borsa della donna, un pozzo senza fondo. E non c'è niente di più vero, perché secondo me a volte le borse delle donne sono davvero dei pozzi senza fondo. Ma direi di cominciare subito con la prima domanda. Perché hai scelto questa borsa? Intanto io ve la faccio vedere. Questa è la borsa che in questo periodo sto portando molto spesso e l'ho scelta perché è molto spaziosa, senza però essere troppo grande di dimensione. È fatta così a secchiello, però non è enorme. Nonostante questo, ha davvero tanto spazio all'interno. A me non piacciono le borse troppo grandi, non le sopporto perché sono ingombranti. Mi piacciono le borse più piccole, però questa è veramente un'ottima via di mezzo, perché nonostante non abbia delle dimensioni tanto grandi, sfrutta l'altezza e quindi riesco a inserire un sacco di roba. Seconda domanda. Perché hai scelto questo colore? Perché il nero va sempre su tutto, o quasi, perché ovviamente ci sono dei colori sui quali non sta bene il nero, però mediamente è un colore che si può abbinare abbastanza con qualsiasi cosa, quindi sicuramente per l'autunno, per l'inverno sono i colori che prediligo, quelli scuri, e il nero in questo caso secondo me è proprio un jolly. Terza domanda, mostra e descrivi il contenuto. Mettetevi comodi perché nella mia borsa ci sono un sacco di cose. La prima è l'ombrello. Io tengo un ombrellino piccolo da borsa per ogni evenienza, perché ogni volta che non ho l'ombrello piove e io puntualmente mi becco l'acqua. E così cerco di tenermi sempre un piccolo ombrellino nella borsa. Poi ho un po' di sacchetti per fare la spesa di questi. Questi sono due sacchetti che si vanno poi a ripiegare in questo modo, uno è della Coop, uno è di Tigotà e sono comodissimi. E poi ho il classico sacchetto a retina che è comodissimo e spaziosissimo perché con poco spazio riuscite a mettere un sacco di roba all'interno. Poi ovviamente ho il portafoglio, che è un classico portafoglio, non è troppo grande perché a me non piacciono quelli troppo grandi, ma comunque riesco a farci stare tutto quello che mi serve. Poi all'interno della borsa tengo un bel po' di cose, ad esempio un profumo piccolo da borsa, questo è riempito del mio profumo preferito che è il J'adore, ma potete ricaricarlo come volete. Poi tengo un piccolo blocchetto per eventuali appunti, per la lista della spesa, se magari vedo un libro in una libreria che mi incuriosisce, mi scrivo il titolo, se mi devo ricordare una data, una strada, qualcosa di particolare, io me lo annoto qua, perché io sono una di quelle persone che il cellulare lo usa pochissimo e quindi preferisco carta e penna. Poi qua ho una bustina che contiene dei trucchi d'emergenza, diciamo così. All'interno c'è una matita per occhi, c'è un pennellino per aggiustare un pochino l'ombretto. Vedete qua c'è un pennellino, questo è un altro pennellino che è carino perché è fatto in questo modo, quindi potete andarlo a chiudere, così rimane un po' più discreto. Poi avevo una matita per occhi, se la trovo, eccola qua, una matita per occhi. Poi ho un ombretto di colore verde, questo mi serve soltanto se devo ritoccare un ombretto di colore verde, ovviamente. E poi ho questo sacchettino piccolo con dei farmaci di prima necessità, diciamo così, ce n'è uno per il mal di pancia, uno per il mal di stomaco, uno per il mal di testa, insomma, quelle cose proprio che d'emergenza che si spera non servano mai. Poi ho una limetta per le unghie comprata da Kiko, tra l'altro questa l'avevo comprata proprio in un momento di emergenza perché mi si era spezzata un'unghia a metà e mi graffiava completamente perché aveva proprio la punta che rimaneva in un punto fastidiosissimo, quindi avevo comprato una limetta e poi ho deciso di tenerla nella borsa perché le unghie purtroppo si possono rompere e quindi dare una limatina ed evitare di graffiarsi è sempre una buona cosa. Poi tengo la patente, il bancomat, i documenti, quindi tutto in questo piccolo portadocumenti. Poi tengo nella borsa lo spazzolino da denti con il dentifricio, questo è quello piccolo da viaggio, ma per me è assolutamente indispensabile.
Poi vediamo cosa c'è all'interno della mia borsa, perché neanch'io mi ricordo più tutto quello che c'è dentro. C'è una scatola di caramelle Ricola al gusto melissa e limone. Poi una penna che può sempre servire. Poi tengo una chiavetta USB che fa anche da registratore. Questa io la usavo soprattutto quando andavo all'università. Adesso all'università non ci vado più da un sacco di tempo, però la chiavetta USB comunque può sempre essere utile. Poi tengo l'auricolare per il cellulare. Poi tengo un rossetto rosso di Sien preso da Lidl. Poi uno specchietto, questo qua è di Essence, l'avevo trovato in un calendario dell'avvento, ha lo specchietto e poi qui ha la spazzola che si va ad aprire in questo modo, quindi questo è veramente molto carino. Poi lo richiudete e vi rimane una cosa così, assolutamente poco ingombrante. Poi le chiavi di casa, ovviamente queste non bisogna mai dimenticarsele. Poi un pacchetto di fazzoletti. Il gel disinfettante per le mani di Amukina, che è comodissimo soprattutto sui mezzi pubblici, anche se io ne prendo pochissimi in realtà, però questo lo porto sempre nella borsa. E poi tengo questa confezione di sapone. Questo perché ho cominciato a portarmelo dietro? Perché ogni volta che io utilizzo un bagno pubblico, quindi sono fuori casa, magari vado in bagno in un centro commerciale piuttosto che in un altro luogo, puntualmente non c'è il sapone e siccome io dopo voglio assolutamente lavarmi le mani, ho pensato di portarmi io il sapone, quindi ho un piccolo sapone portatile che utilizzo quando manca il sapone, quindi insomma anche questa è una piccola precauzione igienica. E poi come ultima cosa il mio cellulare, ve lo faccio vedere da questa parte perché ha la cover, quindi è sicuramente più carino vederlo così che vedere lo schermo nero in questo modo. Però insomma il cellulare è anche un oggetto che anche se uso poco ho sempre con me. Prossima domanda, qual è l'oggetto più utile? Io vi risponderei che tutti gli oggetti che sono nella mia borsa sono utili, perché se li porto con me è perché in qualche modo li ritengo utili. Però se proprio devo sceglierne uno vi direi il bancomat, perché io pago tutto con il bancomat, quasi mai ho dei contanti dietro. E quindi utilizzando sempre il bancomat vi dico che è sicuramente l'oggetto più utile e quello che non vorrei mai lasciare a casa. Io potrei tranquillamente lasciare a casa il cellulare, ma non potrei lasciare a casa il bancomat. Prossima domanda, l'oggetto più inutile. Sicuramente per me l'oggetto più inutile sono le caramelle, il pacchetto di caramelle che vi ho fatto vedere prima, perché io non ne mangio quasi mai. Le tengo perché mi capita spesso che quando esco con le altre persone mi venga chiesto se ho una caramella. Allora così per fare una cosa carina nei confronti degli altri mi porto dietro le caramelle. Però per quanto mi riguarda sono abbastanza inutili perché io non ne mangio. Prossima domanda, l'oggetto più fashion. Secondo me l'oggetto più fashion che c'è nella mia borsa è lo specchietto con la spazzola che vi ho fatto vedere prima. Ve lo faccio vedere di nuovo. Questo, che come vi dicevo avevo trovato nel calendario dell'avvento Essence, è molto carino perché è di piccole dimensioni, ha questo specchietto e questa spazzolina incorporata, è fatto così. Quindi secondo me questo è un oggetto fashion, almeno tra tutti quelli che ci sono nella mia borsa. A me piace tantissimo e quindi insomma lo ritengo sicuramente quello più fashion. La prossima domanda chiede di taggare qualcuno. Io credo che siano state taggate già un sacco di persone. Tuttavia provo a fare dei nomi e se poi siete già state taggate lo avete già fatto, pazienza. Sicuramente tutte le ragazze del gruppo Facebook The Colors of YouTube, ma credo che siano state taggate già quasi tutte. Poi vorrei taggare Fiore del canale Fiore Corso, Elisabetta R, La Stanza di Scarlett, Lady Dark Makeup, Sara Magic 15. Poi insomma adesso ho in mente questi canali, ma ce ne sono magari anche tanti altri che hanno piacere di farlo. E quindi insomma sentitevi liberi di fare questo tag, magari se lo fate fatemelo sapere nei commenti, perché io poi a volte mi distraggo e mi perdo tra tutti i video e tutti i contenuti che ci sono su YouTube, può capitare che qualche video mi sfugga, quindi magari se vi fa piacere portarlo alla mia attenzione segnalatemi che lo avete fatto.
E inoltre, in conclusione di questo video, vorrei anche dare una piccola comunicazione e far sapere a tutti quelli che mi seguono e quelli che io personalmente seguo che anche quando non commento i video non significa che io non li abbia visti. A volte magari non li commento perché non ho una cosa particolare da dire, quindi magari per scrivere soltanto like, bel video, che carino questo video, così a volte non lo scrivo. Però io comunque guardo e seguo tutti i canali ai quali mi sono iscritta. Magari non riesco a farlo sempre tutti i giorni, però appena ho un po' di tempo, la prima cosa che io faccio è andare su YouTube a vedere i vostri video, perché comunque è una passione per me fare video, ma anche guardare i canali degli altri. Quindi lo dico per chi a volte mi scrive, hai visto il mio video, vai a vedere il mio video, io li vedo i video, anche se a volte non commento. Fidatevi perché altrimenti non direi nulla, non avrebbe senso dire una cosa che poi non è. Quindi tranquilli che io vi seguo. Bene ragazzi, vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.